Buongiorno, le 7:59:53 di lunedì 28 luglio. Avete visto che dalle nuove previsioni del nostro preziosissimo Paolo Sottocorona, che purtroppo sarà ancora una settimana non bella sul fronte delle previsioni del tempo per quanto riguarda la situazione della politica italiana, anche ci sono ancora perturbazioni. Come sapete, c'è questa trattativa aperta sul Senato, sull'ostruzionismo, sugli emendamenti e anche ovviamente sulla legge elettorale. Ci sono grandi movimenti di Renzi che ha preso in prima persona la responsabilità di questo discorso, di questa trattativa. Vedrà Berlusconi forse già domani o comunque entro giovedì. Forse c'è in agenda un incontro anche con il leader di SEL, Nichi Vendola, che come sapete da SEL sono arrivati tantissimi emendamenti. Ovviamente questa è una settimana importante e ne parliamo questa mattina con i nostri ospiti, che saluto e ringrazio. Buongiorno a Roberto Giachetti, Buongiorno. Vicepresidente della Camera, che questa settimana, scusate se chiedo un attimo a Giachetti, la settimana passata avete avuto questo, diciamo, scontro, dibattito con i dipendenti della Camera, al quale avete messo un tetto agli stipendi. Sì, è stata una cosa un po' inusuale, nel senso che poi alla Camera non si erano mai manifestate, mai, plasticamente e palesemente, manifestazioni, ed è una iniziativa che abbiamo preso d'accordo con il Senato per raccogliere, diciamo, l'invito che il Presidente del Consiglio ha rivolto agli organi che hanno una loro autonomia, per essere chiari, quindi non sono stati, tra virgolette, colpiti dal decreto e dalle misure che ha preso il Governo, e questo ha creato qualche, diciamo, Beh, insomma, abbiamo sentito letto di contestazioni, assedio alla porta, insomma, una cosa cose che, diciamo, non si erano viste prima, non però si erano viste prima, ma è una succede. difesa di un privilegio? Ma guardi, innanzitutto parliamo di lavoratori, quindi è chiaro che i lavoratori difendono il loro stipendio. Il problema reale è che, diciamo, io penso che tutti si debbano rendere conto che nel momento in cui c'è una stretta per tutti i lavoratori non possono essercene alcuni che, diciamo, vivono una situazione diversa. Quindi, se comprendo perfettamente dal punto di vista del singolo e della singola persona che comunque quando c'è una restrizione dello stipendio, questo ovviamente non fa piacere, allo stesso tempo dobbiamo tutti quanti uscire fuori dal palazzo e renderci conto di qual è la situazione del paese normale, insomma. Lei in aula ha avuto anche un piccolo diverbio con la Boldrini su, diciamo, una posizione abbastanza difficile, no? Da toccare, si può dire così, quello No, ma le guardi, diciamo, stava intervenendo un deputato del Movimento 5 Stelle che aveva affermato una cosa che è reale, cioè che non si riesce a capire fino in fondo qual è lo stipendio del segretario generale. Questo era il tema, nel senso Beh, sicuramente è un tema, che no? sul sito c'è una cifra e che, diciamo, poi questa però va arricchita di alcune voci che Che non vanno ci sono. ricostruite. E siccome, diciamo, io ho avuto già una polemica con questo segretario generale qualche mese fa, anzi esattamente un anno fa, e era stato risposto con un comunicato stampa della Camera, diciamo, in modo confuso, tant'è che non si riusciva a sapere qual era fino in fondo. Io ieri, l'altro giorno, ho preso la parola per dire che, siccome la Presidente ha detto che la cosa era stata chiarita, io ho detto: per carità, è tutto lecito, qualunque sia la cifra è lecita perché la stabiliscono gli organi, Esatto, però sì. sarebbe utile che i cittadini sapessero effettivamente fino in fondo qual è lo stipendio del segretario generale. Però, vabbè, diciamo, in realtà è una cosa che è stata dentro il bilancio interno. Ma lo sappiamo ad oggi, no? No, guardi, sul sito c'è scritto che lo stipendio del segretario generale è di 460.000 euro. Però Quindi adesso diventerà 240. ovviamente deve essere ridotto a 240. Però, oltre a questo, ci sono poi, non sono calcolati in questo, altri, diciamo, parti dello stipendio che lo fanno crescere, però non si sa Di fino a che quanto? punto. Vabbè, Io ho questo. semplicemente detto che sarebbe utile, come se si clicca sul sito della Camera o del Senato, si Cioè vedono. dei comuni? A me c'è la radiografia, sì, o dei comuni, c'è la radiografia dal capello fino al dito mignolo del deputato, del senatore, le proprietà, La gli situazione stipendi, le cose, dicendo, patrimoniale. non si capisce perché qualcuno, diciamo, non debba in qualche modo essere messo allo stesso livello. E saluto Guido Castelli, che è il sindaco di Ascoli Piceno di Forza Italia. Ha vinto al primo turno col 58,92%, è stato portato in processione da centrodestra come una Madonnina, Pellegrina, la Madonna esatto, Pellegrina. Rara avis. Esatto. Però lei ha detto a Berlusconi che le aveva chiesto di venire a Roma, Palazzo Grazioli, a stare con lui nel cerchio magico. Beh, no, stare no, diciamo, dal cerchio magico non sono stato mai invitato, diciamo.
non mi ha voluto conoscere, mettiamola così. Ecco. A me ha fatto piacere, anche se mi sono chiesto, ma com'è che non mi conosceva prima? Anche prima esistevo, lo dico con rispetto, però anche questo, come dire, rientra in una problematica del centrodestra, no? Il fatto che i partiti non siano molto organizzati, non sempre consentano a chi fa politica nel territorio di affiorare, come dire, agli occhi e all'evidenza, diversamente di quello che accade nel centro-sinistra, dove c'è una cultura delle autonomie qualche volta abusata, se vogliamo, come spesso fa anche il nostro Premier. Lo dicevo prima a qualcuno degli amici ospiti, noi aspettavamo, parlo di noi come sindaci, ci aspettavamo molto. Da Renzi. Insomma, ora stiamo facendo i bilanci di previsione. Ma non mi sento più colleghi, forse. Esatto, forse si è un pochino allontanato la fascia tricolore. Certo è che noi ora stiamo facendo i bilanci e ci siamo resi conto che il rischio che corrono tutti i sindaci italiani è che sugli 80 euro di bonus, per esempio, la figura bella la faccia il Premier, però un pezzo di quel bonus lo pagheremo noi comuni, magari scaricando sugli stessi percettori e tagliando 80. Fortunato, magari tagliando un po' di mense a Asili Nido oppure aumentando le tasse locali. Insomma, questa situazione è un po' questo simbolo tra il Premier buono, già sindaco, e i sindaci cattivi ci fa un po' intravedere una fregatura. Lo dico sommessamente, però, con la schiettezza che incombe tra i doveri del sindaco. Allora, la senatrice De Petris, buongiorno, è tornata a trovarci, è il capogruppo di SEL, sappiamo che SEL è molto importante in questa partita del Senato, lei oggi ha fatto questa intervista a Repubblica, il Premier non faccia il coatto, levi la tagliola e noi discutiamo. Prima spieghiamo cosa vuol dire coatto, perché da Roma in su, io vivo da 8 anni da qua. Che vuol dire? Alla lingua fiorentina, diciamo, con un'altra lingua. Vuol dire bullo, insomma. Visto che le interviste di questi giorni, diciamo, sono sempre state, insomma, di prova muscolare, ecco. Quindi ho risposto, diciamo, in quel modo. Credo che, anche perché giovedì c'erano le condizioni, a mio avviso, per poter effettivamente trovare una via di ragionevolezza, perché i punti erano chiari, era possibile dare un segno, diciamo, di disponibilità alle modifiche, invece la risposta è stata quella del contingentamento, quindi insomma il famoso ufficio di presidenza, insomma la capigruppo, la capigruppo. Dei capigruppo, la decisione del contingentamento dei tempi. Ovviamente adesso entriamo nel merito di questa vicenda. Fabio Martini, buongiorno. Cronista politico della Stampa, inviato. E oggi apre il giornale con la svolta di Renzi, accelerazione sulle unioni civili e dopo la riforma del lavoro. Insomma, si tiene sempre insieme una cosa di destra e una cosa di sinistra. Sì, questa è l'idea. Naturalmente parliamo di riforme che, appunto, immagina di realizzare nella stagione autunno-inverno, quindi si tratta di due riforme che sarebbero significative, qualificanti. Naturalmente, prima di quel passaggio ci sono gli appuntamenti dei prossimi giorni, sui quali, voglio dire, possiamo anche rompere un pochino il velo. Ma questo incontro Renzi-Berlusconi sarà, cioè, entro giovedì, si dice? Sì, questo incontro o contatto anche, diciamo, telefonico rientra quindi tra le cose ormai, come dire, sdoganate nella politica italiana. Non è più scandaloso incontrare anche un ex presidente del Consiglio con una condanna definitiva sul capo. Naturalmente sta emergendo sotto traccia una possibile novità, anche clamorosa, l'immunità, di cui ancora non si parla sui giornali, e cioè la possibilità di un accordo significativo sulla legge elettorale che coinvolga tutte le nomenclature principali, esclusa probabilmente quella del 5 Stelle, quindi da Vendola a Berlusconi, passando attraverso Renzi e Alfano. Su che cosa? Sulle preferenze? No. Naturalmente, diciamo, la battaglia al Senato delle opposizioni ha buone e argomentate ragioni che nessuno mette in discussione. Naturalmente non bisogna essere cinici o dietrologici per immaginare che Vendola, Bersani, Fitto, Salvini siano preoccupati, ma non angosciati, dal fatto che i senatori siano più o meno elettivi. E invece possiamo immaginare che i piccoli partiti in particolare siano angosciati dalla propria sopravvivenza, e quindi l'attuale testo della legge elettorale
colloca una soglia al 4,5% che è difficilmente raggiungibile sia da SEL che da Alfano. E quindi si può immaginare che questi partiti si stiano battendo, diciamo, oltre che per nobili ragioni ideali sul Senato, anche per raggiungere con il governo un accordo su questo punto. Da questo punto di vista ci sono delle novità, nel senso, adesso facendola breve, la convention del nuovo centrodestra ha dimostrato che quel partito non si vuole riassorbire, non vuole essere riassorbito. E quindi Berlusconi dovrà fare i conti col fatto che può convenirgli avere un alleato che raggiunga la soglia e che quindi contribuisca ad allargare il perimetro del centrodestra. Lo stesso interesse può averlo Renzi a non, come dire, portare verso lo scioglimento da soglia di SEL. Vedremo. Vediamo. Non sarà d'accordo, buongiorno al professor Pancio Pardi, sull'incontro nuovo incontro Renzi-Berlusconi, ho visto che lei insomma non... Ma su questo si può essere rapidi. Lui dice di essere Telemaco, è un Telemaco che si è messo d'accordo con i proci. Quindi non è che sia molto divertente la cosa. No, la cosa preoccupante è che c'è una riforma costituzionale di iniziativa governativa. Un testo, ci tengono, lo ripetono in continuazione, il testo è quello del governo, poi è stato cambiato, però è quello del governo. Già questa è un'anomalia, che ci sia una riforma costituzionale che è di iniziativa governativa. È già abbastanza strano, cioè la prerogativa centrale sarebbe quella del Parlamento, il governo, per carità, ha la libertà del governo, però insomma c'è una forzatura, c'è una doppia forzatura che è quella sostanziale, è che questo governo è il prodotto di una maggioranza falsa, cioè una maggioranza falsata dal premio di maggioranza, che vuole produrre una riforma costituzionale il cui risultato finale sarà che ci sarà una sola Camera, con una maggioranza falsata da un premio di maggioranza, cioè produzione di premio di maggioranza tramite premio di maggioranza. Si gioca a carte da Bari, questo è un gioco da Bari, perché dicono noi abbiamo il dovere di realizzare questa cosa, è 40 anni che si discute di riforma costituzionale, ne abbiamo fatti di tutti i colori, ma il punto sostanziale è questo, perché la riforma del Senato è un espediente. È un espediente sbagliato, perché non è vero che il Senato è lento. Io sono stato 5 anni in Senato e ho visto produrre, approvare leggi vergogna in 5 minuti, quindi non è vero che le cose sono lente. Secondo, non è vero che il processo legislativo è così farraginoso. Se una Camera sbaglia a scrivere una legge, è normale che un'altra Camera aggiusti il tiro. Succede perfino con Renzi, il quale Renzi dice, ah sì è vero, la Camera, mi sembra sul lavoro, correggetemi, abbiamo sbagliato, ora aggiusteremo il tiro al Senato, pure lui aggiusta il tiro al Senato, ma il problema vero è che se una Camera sbaglia bisogna poter correggere. Io non sostengo, sia chiaro, che il Senato deve essere paritario con la Camera, oggi possiamo serenamente accettare che ci siano divisioni di compiti. Il Senato può essere il Senato delle regioni, il Senato delle garanzie, secondo me è più giusto che sia elettivo, hanno ragione quelli che dicono che deve essere elettivo, elettivo con dei compiti, quindi non è detto che se è elettivo deve essere per forza paritario con la Camera, può benissimo essere elettivo e però avere un campo d'azione, soprattutto per tutte le questioni dei diritti fondamentali, dei diritti universali, delle garanzie del cittadino. Bisogna ricordare una cosa, l'assetto costituzionale non è a garanzia del potere. L'assetto costituzionale, per definizione, è a garanzia del cittadino e a limitazione del potere. Qui invece nasce una filosofia in cui l'assetto costituzionale cosa deve produrre soprattutto? La libertà del sovrano. Deve produrre un governo. Forse il governabilità problema, più che il un problema governo. Della rappresentanza no, politica, sovrano, no? Tutti per esempio dicono, per ma cos'è questa storia dei partiti, in fondo i partiti piccoli? Beh, se uno mette i partiti non coalizzati, li mette la soglia all'8%, li fa scomparire, sono milioni di voti che vanno al macero. I partiti piccoli coalizzati, se non fanno il 4,4%,
contribuiscono al premio di maggioranza, e qui si torna, diciamo, alla falsità generale iniziale. Però cioè, non hanno, però non entrano, non dentro, quindi sono altri milioni di voti che come ci diceva Fabio Martini, però probabilmente questa cosa verrà cambiata. Saluto in collegamento da Milano Angelo Crespi, buongiorno, vice direttore del giornale Off. Oggi il giornale titola "Tutti guai di Renzi, cambia il vento che invece che cambia verso". Beh, ha promesso molto, combinato poco, anche i poteri forti si sono stupati, rischia di fare la fine di Monti. Lei come la vede questa settimana, che qualcuno dice insomma decisiva, ma non utilizzerei questo termine? Beh, devo dire che ieri sia il fondo di Scalfari, che detta la linea a molta parte della sinistra, sia Polito sul Corriere, avevano una posizione abbastanza critica verso Renzi. Scalfari è parecchio che insomma insiste su questo tema, ha chiamato il Partito Democratico di Renzi il partito, e quindi insomma crede che l'economia in futuro, nei prossimi mesi, possa determinare la riuscita o la non riuscita di questo governo, che ricordiamo è un governo non eletto, e quindi in questo senso si porta con sé un vulnus originale di avere un consenso, diciamo, solo parlamentare o raccolto attraverso... Ma perché gli altri, gli altri governi chi li ha eletti? A lei risulta che ci siano dei governi eletti direttamente dai cittadini? O la nostra Costituzione prevede che i governi abbiano la fiducia del Parlamento? No, Giacchetti, però lei deve tener conto che il governo Monti era un governo tecnico non eletto dai cittadini. Solo siccome lei ha detto non eletti, guardi che nessun governo è eletto direttamente dai cittadini. Sì, questo è quello che sto cercando di dirle. Né Monti né Berlusconi, nessuno. Certo, però negli ultimi anni, andando verso una riforma delle elezioni, messo con il nome del candidato premier nel simbolo, si è andati verso una certa strada. Adesso è chiaro che il Parlamento, però lei deve anche ammettere che la salita al potere di Renzi dopo Letta è stata fatta con una specie di come al solito di ribaltone in Parlamento. Enrico, stai sereno. Sì, che non è, come dire, così democratico. Era meglio che Renzi si prendesse la briga di andare a elezioni, avrebbe avuto sicuramente meno problemi, perché avrebbe avuto un Parlamento che era espressione diretta del suo partito e non solo il governo. Guardi, con Giacchetti però sfonda una porta aperta, perché Giacchetti è uno che a votare ci vuole andare anche adesso, no? Ma certo, infatti io credo che una delle ipotesi sotterranee sia quella di Renzi di poter riandare a elezioni con ancora un consenso ottimo, perché non ricordiamo... Ricordiamo che il PD lo danno sopra il 40%, il 42% i sondaggi, e quindi potrebbe recuperare questo vizio originario del suo governo. Quindi non è detto che questo tentativo di affrettare la riforma sia anche poi la volontà di mettere gli altri davanti a un fallimento non tanto del governo Renzi quanto di questa maggioranza estesa, allargata, bipartisan, che in Parlamento forse non riesce a portare a casa la riforma, anche se la riforma poi fondamentalmente, come dicono molti, inciderà poco sulla vita degli italiani, o comunque inciderà in futuro, mentre invece i problemi legati all'economia da settembre saranno determinanti. Giacchetti, veniamo appunto alla riforma del Senato, che abbiamo visto si porta con sé anche la riforma elettorale, no? Queste trattative ormai, diciamo così, vanno in parallelo. Sbloccando l'Italicum, questi incontri sono di questi giorni di Renzi con i leader, sono proprio su questo, cioè l'obiettivo è questo? Trovare questa ampia coalizione sulla soglia da Vendola a Berlusconi e poi sbloccare il Senato? Ma se l'obiettivo è trovare una grande coalizione su questo, io non lo so. Mi pare di capire, e questo mi pare che ormai si ripete nelle analisi che fanno tutti i giornali, che indubbiamente per questioni legate anche a contingenze recenti, l'accordo sull'Italicum, in particolare da quello che ho capito per quanto riguarda le soglie, che era un accordo, diciamo, inizialmente fatto con alcuni contraenti di questo patto, si è sempre detto che poteva essere modificato qualora tutti fossero d'accordo. Credo che Renzi abbia detto sempre, sia per quanto riguarda le preferenze, sia per quanto riguarda le soglie, che ovviamente per quanto lo riguardava stava dentro questi confini perché facevano parte di questo patto, ma che se i contraenti fossero stati d'accordo lui non avrebbe avuto nessun problema a cambiarle. Mi pare di capire che per ragioni diverse, almeno sul tema delle soglie,
Berlusconi sia o possa essere interessato a ritoccare questo patto, e quindi mi pare che la possibilità che ci siano ulteriori correzioni, perché non dimentichiamoci che la soglia per prendere il premio di maggioranza è stata alzata rispetto al testo d'entrata, che era al 35%, è stato portato al 37%, le soglie erano più alte, sono state abbassate a 4,5%, tant'è qualcuno ha fatto anche giustamente delle battute che sembrava dei prefissi telefonici, non si capiva bene che cosa fosse, eccetera, eccetera. Quindi è probabile che, nell'ambito dell'esame sarà fatta al Senato, ulteriori correzioni potranno esserci. Però se posso dire una questione, ovviamente io non mi scandalizzo, penso che sia legittimo che persone che si oppongono a una certa riforma facciano considerazioni di tutti i tipi, anche quelle un po' fantasiose che ha fatto adesso Pancio Pardi. Il problema però vorrei che fosse semplice, lo dico anche a Loredana, io l'ostruzionismo l'ho fatto. Quindi io so che cosa vuol dire, basta che noi diciamo e abbiamo anche, ci mettiamo la faccia nel dire esattamente quello che noi vogliamo. Perché l'ostruzionismo non è fatto per ottenere delle modifiche, l'ostruzionismo si fa per impedire che un provvedimento sia portato in porto. Lo si fa su un decreto perché così decade, perché supera 60 giorni, quindi l'opera ostruzionistica non è volta a ottenere delle modifiche, legittimamente è volta a far saltare completamente una riforma. Se uno avesse interesse a discutere su alcune questioni, elettivo o non elettivo, il referendum o non referendum, una cosa del genere, concentrerebbe in 70, 80, 90, 100 emendamenti e sfiderebbe il Premier, la sua maggioranza, nel merito a vedere se ha i voti in Parlamento, se ha i voti al Senato. Quello è sfidarlo nel merito. Se no, legittimamente si fa l'ostruzionismo, ma non si vada a raccontare che l'ostruzionismo è finalizzato a ottenere delle modifiche. Perché, come è del tutto evidente, l'ostruzionismo lecitamente è fatto per far saltare questa riforma e, questa è la considerazione che faccio io, fare in modo che per altri, caro Pancio, 20 anni, noi ci troveremo in una situazione nella quale ci domanderemo ma il Senato funziona, è lento, non è lento. Credo che gli italiani e anche noi abbiamo sotto gli occhi tutti, ma non è infatti un problema, non è un problema di Senato di Camera, è un problema, appunto, come ci siamo sempre detto, del bicameralismo, del fatto che due Camere che fanno le stesse cose producono dei rallentamenti, del fatto che le leggi si possono fare benissimo anche senza, anche la riduzione dei parlamentari, ma io, io vorrei non è che le leggi sbagliate le fai, le leggi si possono fare anche giuste, non è che le devi fare sbagliate aspettando che le corregga qualcuno, perché allora ci vorrebbe pure la quinta lettura, perché certe volte quello che corregge al Senato non è sufficiente. Il problema è la lunghezza del processo legislativo, che per fare qualunque cosa ci metti 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, che non è ai tempi. Questo non è un problema del Senato, vorrei che fosse chiaro, non è un problema del Senato, i senatori non sono bravi, i deputati sono bravi, è la doppia identica funzione che hanno, si poteva scegliere una cosa, è tutto legittimo. Io non sto dicendo, voi dicevate era meglio tagliare anche i deputati, potevamo tagliare anche i deputati, ma è il bicameralismo, il fatto che fanno le stesse cose che è inaccettabile, ed è chiaro che se una Camera non dà la fiducia e non vota il bilancio e la legge di stabilità, non può essere elettiva. Questo è del tutto evidente. Però entriamo anche già nel merito, io rispetto tutte le considerazioni. Ho la pubblicità adesso, e ovviamente faccio replicare a tutti. Sono stanca, 3 mesi che sono entrata nel merito, senza avere neanche la possibilità di una discussione approfondita sui temi che avevamo posto in modo trasversale, perché non era soltanto la posizione. Va bene, noi do la pubblicità, ovviamente subito dopo torniamo con la senatrice De Petris. Allora, senatrice, ovviamente il dibattito è continuato anche nella pubblicità. Allora, senatrice De Petris, dice Giachetti, aveva detto anche Guerini, prendete questi 100 emendamenti, voi ne avete presentati 6.000, 100 emendamenti nel merito, vengono tolti quelli in cui, non so se sono vostri, cioè chiamiamole il Senato Duma piuttosto che Ecclesia, insomma queste cose così più strumentali forse, e andate nel merito dei problemi che voi... In commissione le risulta che noi abbiamo fatto ostruzionismo, altrimenti non sarebbe arrivato in aula. Noi siamo stati nel merito, abbiamo presentato emendamenti vari, tutti quanti nel merito,
non è stato possibile avere una serie, anche diciamo le motivazioni stesse per cui a un certo punto si è deciso da parte del governo, soprattutto del governo, di dare quel tipo di impostazione. A tutte le obiezioni sul fatto che ci stiamo avviando verso un Parlamento di nominati, su questo nel merito non si è dato nessuna risposta, ma neanche nessuna volontà di arrivare ad alcune modifiche. Quindi noi siamo stati molto nel merito e non vi è stata traccia di modifica, almeno per quanto ci riguarda, rispetto agli emendamenti che abbiamo presentato. Chiunque può controllare in commissione, neanche un mezzo emendamento tenuto in considerazione, non dico approvato. È evidente che davanti a una situazione di questo genere noi non avevamo altro modo, a mio avviso, che porre con forza, e quindi tra l'altro ci siamo riusciti, perché oggi ne discutono tutti di questa riforma costituzionale. È cosa che non era qualche giorno fa. È legittimo, dico. Beh, le scissioni, questo è solo, no, dico, diciamo, è politicamente legittimo. Solo Renzi può dichiarare all'avvenire che è forse una rappresaglia, insomma, lo sa lui i rapporti che ha avuto. Volevo dire che rispetto a quello che diceva Giachetti, ma a me la questione francamente non mi riguarda. L'intervista di Arturo Giachetti. Gli emendamenti, noi quelli di merito, qualificati, con di tutte le possibilità, li avevamo messi sul tavolo. E ci tengo anche a dire, perché sta lì agli atti, noi abbiamo presentato una proposta di legge che sul superamento del bicameralismo perfetto, in cui abbiamo innanzitutto posto una questione di riequilibrio sulla riduzione dei parlamentari, quindi 450 alla Camera, dimagrire. 150 senatori, di cui 130 eletti, gli altri presidenti di regione, con una funzione, la fiducia alla Camera, e una funzione al Senato che abbiamo chiamato di garanzia e di controllo, con dei poteri, diciamo, molto forti sui meccanismi di inchiesta, il raccordo con l'Unione Europea, insomma. Quindi questi siamo stati tutti eletti, e questi comunque emendamenti, no, una parte, 130 eletti, no, gli no, altri. No, ho capito. Ora, 130. Il sistema di elezione che ci viene proposto non si può chiamare elezione. Io torno a insistere, noi, il combinato disposto tra l'Italicum, cioè la legge elettorale approvata alla Camera, e questa riforma costituzionale produce un effetto dal punto di vista del sistema democratico molto pesante, perché con quel meccanismo delle coalizioni, per cui uno sei alleato con due o tre forze che non raggiungono la soglia, un partito anche col 25%, in questo modo praticamente elegge da solo il Presidente della Repubblica con quel premio di maggioranza, i giudici della Corte Costituzionale, quindi praticamente tutti, perché poi il Presidente, il CSM, meccanismi di garanzia non sono messi a dura prova. In più, torno a ripetere, io penso che i cittadini, siccome Giachetti ha fatto tanti scioperi della fame contro il Porcellum, io ho raccolto le firme contro il Porcellum, sa perfettamente che i cittadini sono stanchi di non poter dire la propria sull'elezione dei propri rappresentanti. E allora noi che cosa gli confezioniamo con questa riforma? Un Senato di 95 nominati dentro il Consiglio regionale, pure i sindaci vengono scelti dai consiglieri regionali, ogni regione ha una legge elettorale sua, abbiamo pure la faccia di scrivere la parità di genere, ci sono dei consigli regionali dove adesso che hanno votato, dove al massimo c'è una donna, in alcuni neanche una donna. Quindi oltre, questo è il meccanismo. Ci sono delle regioni, io penso alla mia regione, il Lazio, dove c'è un listino. C'è il listino anche in Lombardia. Che chi lo listino conosce, cioè viene depositato insieme con le liste e poi l'elettore. Alla fine al Senato chi ci andrà? Chi non ha fatto chi non fa l'assessore, chi non fa il presidente di commissione, chi non fa il presidente del consiglio, chi proprio è, allora lo manderanno a fare il turista a Roma. Io dico, meglio eliminarlo il Senato così. Veramente si è davvero molto più seri, molto più seri. E allora, nella Costituente c'è stato un lunghissimo dibattito su questo. Allora possiamo anche prendere in considerazione il monocameralismo. Ovviamente un monocameralismo in cui la legge elettorale a quel punto deve essere completamente diversa, perché deve rappresentare, diciamo, veramente un pluralismo ampio della società.
Per queste sono le questioni che abbiamo posto. Ora uno dice io parlo turco, parlo arabo, parliamo così. Queste sono le questioni che da mesi poniamo senza avere la possibilità di dire forse è vero, c'è un problema di equilibri, forse bisognerà, perché stiamo parlando dell'architettura costituzionale, almeno esprimere la volontà di discutere su questi punti che sono molto, molto delicati. Questo sarebbe stato il metodo, ma già in commissione, per riuscire a trovare una soluzione che avrebbe prodotto, a mio avviso, davvero una possibilità di riforme a larghissima maggioranza. Beh, se davvero si fosse voluto fino in fondo affrontare questi temi che non sono banali. Anche il giochino dei referendum. Leggo l'impegno su cui anche Giachetti è stato eletto, mica solo io. Io e lui siamo stati eletti su uno stesso programma. Certo. Che io nella mia relazione di minoranza ho letto, a proposito delle riforme, ho letto in aula, che così agli atti. E lì tra l'altro si diceva la crisi della rappresentanza, a me non si risponde con meno democrazia, con più democrazia, democrazia diretta, poniamo le questioni e ci alzano le firme del referendum e le firme delle leggi di iniziativa popolare. Ma veramente, insomma. Forse lo alzano adesso per dire che è compreso in questo patto del Nazareno che abbiamo saputo dal consigliere politico di Berlusconi essere una cosa scritta, un foglio scritto, come qualcuno già immaginava, non da Berlusconi ma pare insomma da Verdini. Ci sono degli appunti di questo patto. Lei l'ha visto quando è andato a... Ovviamente no, non sono ammesso, però devo dire che è evidente che... Si può chiedere l'audizione di Berlusconi, io lo faccio in commissione così. Chiedere l'audizione di Berlusconi per sapere esattamente i contenuti del patto. Però il patto del Nazareno è un accordo politico che fa saltare i nervi a sinistra estrema, questo è ovvio. Cioè Renzi ha prodotto un cambio radicale proprio nell'atteggiamento del PD verso il nemico assoluto, quindi è evidente che Pancio Pardi va fuori di testa su ciò che è l'espressione. No, lo dico con rispetto. Sull'espressione. Però per un attimo dobbiamo dire che è il punto di caduta la riforma del Senato di questioni che non sono solo di merito, ma anche di psicodrammi tutti interni alla sinistra. È vero quello che diceva De Petris, il programma politico che univa la coalizione che ha portato poi Bersani a vincere sia pure di poco, diceva altro. Il ciclone Renzi, dico ciclone per virgolette, ha effettivamente introdotto meccanismi che innanzitutto fanno riaffiorare la vecchia sindrome cilena, ovvero la deriva autoritaria. A me sembra un po' ridicola questa cosa della deriva autoritaria. Sono tanti e tali pesi e contrappesi in una società moderna che pensare che il superamento del bicameralismo produca effetti di questo genere è fuori dal tempo. Ha ragione Giachetti, ma tutti coloro che hanno risposto con l'Italia. Però secondo me sì, ma ritorna questo, ma voi avete ragione, è solo Renzi che pensa che ha preso il 0,8% quanto avete preso questo. All'altro. Ognuno si fa le riforme pensando che dura in eterno. No, io dicevo un'altra cosa. Tra due anni che succede? Poi dopo arriviamo alla una legge dopo, in Italia no? Ci vogliono 351 giorni ed è una cosa che non ci possiamo permettere. Bisogna farle bene, senza indulgere in tutti questi rituali che purtroppo scassano la mentalità della sinistra che vive della capacità di frenare, di interdire quelli che sono i processi che devono essere sempre e comunque ispirati a concertazione, codecisione, con tutti i casini che ne derivano sul piano nazionale e internazionale. Non è che bisogna sacrificare il bene al presto. Certo è che questo è il nucleo del patto del Nazareno, ovvero il superamento del bicameralismo che da sempre Berlusconi, quando sosteneva che di non aver potuto realizzare la rivoluzione liberale anche per effetto di questi meccanismi ritardanti. Ora il punto reale è che mettere insieme riforma costituzionale e legge elettorale Italia con questo crea problemi anche al centrodestra, no? Non sarà sfuggito che, come dire, cortesemente Alfano ha accolto con freddezza la lettera di Berlusconi, ponendo la questione delle preferenze. Questo è un tema importante, noi ce lo dobbiamo, parlo di noi come centrodestra, porre questa questione, perché la lettera secondo me ha avuto, come dire, il merito di rimettere insieme, se non altro, un'ipotesi di cartello, di federazione e quant'altro. Certo. Il problema reale è che ora il centrodestra, lo dico con estrema autocritica, è che i quattro pezzi del centrodestra, teorici destinatari di quella lettera,
Camera, solo rispetto al governo Renzi, rispetto all'agenda politica attuale, tutti in posizione diversa. Perché noi siamo col Nazareno, forse. Però non siete con l'economia. Ma non siete con l'economia, ma la stessa l'NCD è con Renzi, Lega. Però forse, sull'Italia come è? Insomma, la traversata del deserto è lunga. Questa è la forza di Renzi, anche saper giocare in una partita dove gli avversari sono, come dire, ai margini del campo. E questo è un tema su cui dobbiamo lavorare seriamente, però sul fatto che da un lato, io credo, lo dicevo prima a Giachetti, Sella ha tutto il diritto, come dire, simbolico anche di organizzare l'ostruzionismo che è nelle cose, non tanto per migliorare nel merito, ma per riaffermare una posizione politica di fronte al che pensi mi di Renzi. Il decisionismo di Renzi in realtà è di tenore molto più, come dire, liberal conservatore che non secondo la vulgata, voglio dire, che tra l'altro anche ai tempi della bicamerale portò il professor Pancio Pardi a protestare contro D'Alema, quindi tutto ciò che in sì, tesa larga quello che faceva D'Alema impaledisce di fronte a esatto, però dicevo lei non è cioè, di più meno quanto D'Alema, contrasto alle larghe intese. La bicamerale era una cosa terribile, ma quello che sta succedendo con la riforma costituzionale è peggio della infatti bicamerale. Lo ricordavo un po' provocatoriamente, cioè, anche perché diciamo, detto in sintesi, Renzi realizza finalmente il programma di Berlusconi. Poi ve lo spiego dopo. No, no, ma anche se non me lo spiega, certo. È abbastanza evidente che vi faccia, come certo, dire, un contenti. Po' scuotere il duodeno. Per evidente, ha superato, questo, però è un merito di Renzi aver superato i riflessi pavloviani della sinistra dalla svolta di Salerno in poi, perché è una delle ragioni per le quali questa nazione sta questa. Pavloviani, i risultati. Però questo è un dato, professore, che non può essere disconosciuto, che l'avvento di Renzi ha creato un disordine imperfetto o perfetto, lo vedremo, che ha rimesso i valori in gioco, e una nazione che stava veramente finendo così come stava finendo ha comunque bisogno di fare un reset che sia propositivo e costruttivo, questo è evidente. E qui però il deserto riguarda tutti, mi pare che anche a sinistra ci siano situazioni che non fanno. Adesso arrivo dal professor Pardi, volevo sentire un attimo da Fabio Martini per rimanere sulla questione anche di Sella e di Vendola e di questo incontro che dovrebbe esserci. Anche Vendola si farà ipnotizzare? No, di solito lui tende a ipnotizzare lui i suoi interlocutori. Però no, ripeto, senza essere cinici o dietrologi, però effettivamente legittimamente anche Sella ha un problema di sopravvivenza e quindi ha questo problema che è legato alla legge elettorale, della quale se i due si incontreranno parleranno sicuramente al di là delle questioni di merito che sono state sollevate sul Senato. Vale però la pena, come dire, dare un'informazione: sia l'ostruzionismo che la tagliola sono strumenti legittimi contemplati dal regolamento. Naturalmente si tratta di armi non convenzionali che la maggioranza e l'opposizione, come dire, tirano fuori in momenti particolari. Quindi l'opposizione quando vede in pericolo, come dire, la democrazia o comunque delle leggi considerate liberticide, e il governo, ovviamente la maggioranza, quando viene interdetta la funzione legislativa, perché ovviamente un ostruzionismo che si prolunga per teoricamente per mesi impedisce al Parlamento di legiferare. No, ma adesso non sto dicendo sto parlando anche del passato. Nel passato era consentito un ostruzionismo che durava mesi e che quindi impediva la funzione stessa legislativa. Da questo punto di vista si è consentito osservare che, non è stato qui detto in modo esplicito, ma che affermare che il monocameralismo è tendenzialmente autoritario è un'affermazione che è fuori dalla realtà, nel senso che nella Unione Europea ci sono 15 paesi su 28 che sono monocameralisti, quindi non hanno proprio una seconda Camera. Dei 13 paesi che hanno una seconda Camera, solo 5 hanno senatori elettivi, quindi 5 su 28. Naturalmente è assolutamente legittimo, come dire, la battaglia che fanno gli ostruzionisti, diciamo, perché il combinato disposto tra la legge elettorale e quella del Senato provoca un cortocircuito innegabile. Infatti noi detto in estrema sintesi, allo stato attuale
su 730 parlamentari eletti nessuno verrebbe, diciamo, eletto direttamente dal cittadino, verrebbe interdetto al cittadino la scelta. Quindi c'è qualcosa di serio che non funziona. Ci ho detto, quindi abbiamo capito qual è, insomma, il merito probabilmente della trattativa. Professor Pardi, quindi Renzusconi è peggio di D'Alemoni? Beh, senta, qui la questione è questa. C'era un principio ferreo di Berlusconi: la Costituzione non dà a chi governa gli strumenti per farlo. Questo principio è stato digerito, metabolizzato e accolto dal centro-sinistra. Sembra che se non si cambia la Costituzione non si può governare. Io domando, ma i due governi Prodi sono caduti perché per colpa della Costituzione? E l'enorme maggioranza di Berlusconi nell'ultima legislatura, che ci ha fatto perdere 5 anni senza fare niente, eccetto le leggi vergogna, è caduta per colpa della Costituzione? In realtà, chi non sa governare dà la colpa alla Costituzione. Si può benissimo governare con questa Costituzione, esatto. Solo che non lo sanno fare. Bisogna essere capaci. Perché bisogna saper persuadere gli alleati. Invece la pretesa del politico di oggi è: trovo il modo per comandare sugli alleati, me li scelgo, li sottometto, in ginocchio, e poi dopo governo. Questa è la situazione. E quindi non è, come dice Martini, che noi diciamo che col bicameralismo si va verso la negazione del bicameralismo si va verso un sistema autoritario. Vi si sta dicendo un'altra cosa: che se l'unica camera che resta è prima di tutto formata tramite delle liste scritte di mano propria dai segretari di partito o dai pochi che li attorniano, e quindi abbiamo una camera formata da nominati, ma nominati veri, più di questi di adesso, o perlomeno quanto quelli di adesso. Poi, dentro questa Camera, c'è una maggioranza che è in realtà una grossa minoranza, è la più grossa delle minoranze, no? Ma anche poniamo che raggiunga il 37% come è scritto adesso nella legge, no? 37% prende il 52% dei seggi. Ma che diavolo di criterio è questo di trasformazione dei voti in seggi? È una falsificazione. Quindi plateale. Lei è per un proporzionale non solo, puro? Non solo, mentre i partiti piccoli vengono eliminati. Sulla questione dei partiti piccoli devo dire una cosa. Si usa spesso questo argomento, dice SEL deve sopravvivere. Guardate, non è la questione di SEL che deve sopravvivere, è che deve sopravvivere il diritto alla rappresentanza politica. Questa mania per cui solo i grossi, no, hanno diritto di ragionare. Poi le crisi di governo nascono dall'interno dei grossi. Se voi andate a rivedere le crisi di governo, non sono i piccoli che fanno cadere i governi. Sì, ma sono i piccoli al massimo sono i killer. È dal 51. Ma i mandanti stanno dentro le maggioranze. Questa è una regola della Ma democrazia. I piccoli hanno diritto di rappresentanza. Per dire, l'Italia della Costituente aveva un partito che non contava quasi nulla dal punto di vista materiale dei voti, che era il Partito d'Azione. Era un partito che però era un lievito di democrazia. Bisogna accettare il principio che o si è grossi o non si conta nulla? No, non funziona questo criterio. La Camera, in questa maniera, viene prodotta con un sistema totalmente falsificato. Si escludono i piccoli, si ingrandisce la più grossa delle minoranze e la si fa diventare maggioranza, ma è già così adesso. Il PD, che oggi è l'arbitro, si fa per dire, di elettori del processo di riforma costituzionale, non ha la maggioranza che ha alla Camera. Nenni, 40 anni fa, diceva, nella stanza dei bottoni non manca nulla tranne i bottoni. Sì, ma questo non è la leggenda secondo cui prima tutto andava bene con i piccolini. Non è così, perché anche al tempo... È tutto in favore. Che tu stia nel tema, però... No, è questione di opinione. Il problema è i bottoni, per far andare avanti, abbiamo la disoccupazione al 12-18%, ma allora perché non parliamo solo di regole e codicille, il problema è un altro sociale, per un uomo di sinistra però, perché pensare che il problema sia il dogma costituzionale, maggiore impegno, il 135% debito PIL, io mi sto dicendo, il professore diceva
come no, ma così mi avete interrotto completamente. Scusi professore, però sono edifici di un'interruzione, capisco un'interruzione, io vabbè un'interruzione si accetta, io dico, poi parliamo anche di Renzi, perché parlare di Renzi non fa quello che promette, quindi magari Renzi facesse quello che noi desideriamo. Stavo dicendo che c'è la più grossa delle minoranze che diventa maggioranza e che tramite questo suo essere falsa maggioranza determina un effetto di comando sull'insieme che produce poi una nuova falsa maggioranza. Io non uso il termine deriva autoritaria perché mi sembra generico. Quest'idea dell'autorità, la cosa che mi sembra terrificante è quello che si profila già oggi, è il governo del primo ministro assoluto, in cui si vede un tizio che magari non è nemmeno eletto, che diventa segretario di partito perché ha vinto le primarie, ma le primarie non sono il suffragio universale, dirige il partito è costruito a sua immagine e somiglianza, tutti pensano, ma lo sapete perché il PD ha appoggiato Renzi invece di Letta? In base a un unico sostanziale miraggio, i parlamentari PD pensavano, a torto o a ragione, che la presidenza Renzi garantisse la durata, la conclusione della legislatura. Questo allora, è il vero movente qui la fermo. Per cui scusa. I parlamentari PD si sono impiccati a Renzi e ora sono senza, mentre nel momento in cui l'hanno scelto erano liberi, ora sono degli schiavi. Chiarissimo. Sono delle procedure alle quali sei talmente abituato che le riproponi agli altri, ma ti assicuro che no. I parlamentari PD erano convintissimi di quello che hanno fatto e non hanno bisogno di queste spiegazioni che probabilmente appartengono a cultura, sentire proprio adesso, mi scusi professore, siccome Giacchetti alle 9 deve andare via perché so che ha sì, guardi, la io camera, taglio, siccome si cita la Costituente, Assemblea Costituente, Presidente della Commissione per la Costituzione nel giorno in cui viene approvata la Costituzione. Questa carta che stiamo per darci è essa stessa un inno di speranza e di fede, infondato è ogni timore che sarà facilmente divelta, sommersa e che sparirà presto. Noi abbiamo la certezza che durerà a lungo e forse non finirà mai, ma si verrà completando ed adattando alle esigenze e all'esperienza storica. Pur dando alla nostra Costituzione un carattere rigido, come richiede la tutela delle libertà democratiche, abbiamo consentito un processo di revisione che richiede meditata riflessione, ma che non la cristallizza in una statica immobilità. Vi è molto da modificare e da correggere con sufficiente libertà di movimento. E così avverrà. La Costituzione sarà gradualmente perfezionata e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi ed i nostri figli rimedieremo ad alcuni difetti ed alcune lacune che esistono e sono inevitabili. Critiche sono venute anche da questo banco, ma non ci dobbiamo abbandonare ad un abito di autodenigrazione che sembra talvolta un tristo retaggio italiano. Nessuna Costituzione è perfetta. Questo vuol dire semplicemente che, come del tutto evidente, ci furono divisioni enormi anche all'interno della Costituente, anche sul tema del bicameralismo o meno, è che sempre nella vita, diciamo, bisogna pensare che una cosa che è fatta 40 anni fa, 50 anni fa, necessariamente deve adattarsi ai tempi. Lo si fa sulla base di analisi che ciascuno di noi evidentemente fa. Poi c'è un principio democratico, dato per il fatto, mi dispiace per parti, che noi stiamo facendo una revisione costituzionale in piena legittimità. Con una maggioranza falsa. Pardi, la maggioranza non è falsa. È falsa, la maggioranza è falsificata dal premio di maggioranza. Pardi, è la legge elettorale che c'è stata per 10 anni che ti ha consentito anche a te di andare in Parlamento, se no forse manco ci saresti mai andato. Però voglio dire, ti sto dicendo che è quello che c'era. Ed è la modifica secondo le previsioni costituzionali. Ripeto che poi c'è la libertà di ognuno di dire che è una riforma che fa schifo, che questa cosa non va bene, che l'emendamento non è stato accolto. Peccato che sono 20 anni, 20 anni che si discute di riforma della Costituzione e che quei pezzetti di riforma che sono stati fatti anche male. Parliamo anche di noi. E resta il fatto che per la prima volta c'è la possibilità di verificare se c'è o meno una maggioranza per farla. Perché non lo si vuol far fare? Mi pare che c'è stata la disponibilità. L'ha fatto anche Berlusconi. Ho detto anche noi.
il tuo partito. Anche noi autocritica. Ho detto anche noi autocritica. Allora, sto dicendo non dire che è la prima volta. Già c'è stato. Sto dicendo che non è la prima volta, che è l'ennesima volta. Non che è la prima volta. E che è l'ennesima volta che si fa tutto per non fare niente. Pratica che appartiene alla cultura di Pardi, ma non alla mia. Allora, sto semplicemente dicendo che il Costituente 60 anni fa aveva già previsto per noi sostanzialmente l'obbligo di adeguarla a questa Costituzione. Ma infatti forse è stato dopo, fatto. Forse dopo tanti anni. Ecco, quando arriviamo a come adeguarla abbiamo posizioni diverse. Ed è legittimo, però, Pardi, se tu non stai in Parlamento, lascia a chi sta in Parlamento la possibilità di decidere se la riforma è buona o meno, perché è anche singolare questo. E dentro il Parlamento vediamo, perché siccome poi dite che con i dissidenti di qua e i dissidenti di là non c'è una maggioranza, vediamo, andiamo, se si riesce ad andare al voto, vedremo se c'è o meno una maggioranza. Chiedo scusa, referendum e legge di iniziativa popolare. Io sono d'accordo che la questione è critica. Personalmente, però, io porterei a 1 milione le firme, ma lo toglierei il tema delle autentiche, cioè i costi fisici del referendum, perché il problema del referendum non è il numero di firme che raccogli, è quanto costa e chi le firme le ha raccolte e ha organizzato la raccolta delle firme sa perfettamente quando devi pagare un cancelliere per autorizzare 100 firme, magari 200, 300, 400 euro, il costo fisico di un referendum. E poi ovviamente il tema che non avete detto, però è stato comunque abbassato il quorum, per cui adesso il quorum è quello dei votanti e non è un elemento marginale, visto che molti referendum se avessero avuto il quorum dei votanti anziché degli aventi diritto probabilmente. Sulle leggi di iniziativa popolare, anche qui vado per paradossi, io lo porterei pure a 500.000, il problema è che dobbiamo avere la garanzia, e questo è vero che non c'è, quindi bisogna garantirla, che a differenza di quello che succede adesso, che si raccolgono le firme delle leggi di iniziativa popolare e poi rimangono nei cassetti perché nessuno che ci sia il termine, che ci sia un termine per presentarle. Sto dicendo c'è una cosa su cui sono d'accordo, però magari questa è una cosa sulla quale d'opera, se si riesce a arrivare a degli emendamenti, si riesce anche a ottenere qualche risultato. Se invece l'operazione è semplicemente farla saltare, ripeto, è legittima, però è diversa dal voler modificare la domanda. Giaghetti con i suoi appunti va alla Camera. Sì. Va bene, e noi ci vediamo dopo la pubblicità. Vado a Milano da Crespi. Volevo chiederle, secondo lei questa affermazione del professor Pardi, cioè che Renzi sta mettendo in atto, diciamo, il progetto di Berlusconi, come la valuta? Beh, da un certo punto di vista Pardi ha ragione, nel senso che nella lettera di qualche giorno fa di Berlusconi, la lettera aperta al centrodestra, si diceva che l'Italia era pronta per un bipolarismo maturo, per cui è chiaro che nel patto del Nazareno, anche se non è scritto, ma diciamo in termini di lungo periodo, è quello di rafforzare il bipolarismo, e quindi i due più grandi partiti in questo momento, del centrodestra e del centrosinistra, che sono il PD e Forza Italia, tendono a costruire sia una riforma del Senato, sia poi in previsione una riforma della legge elettorale che vada in questo senso. Io credo che la prospettiva ancora più lunga sia quella dell'elezione diretta o del Presidente o del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio, perché il governo deve poter governare mentre il Parlamento deve fare le leggi. Quindi non è vero che, come dice Pardi, che la capacità del governo di governare è garantita da questo sistema. In Italia la capacità di governo dal dopoguerra in poi è stata garantita dall'esistenza di partiti grandi, forti, specialmente due partiti che erano Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che hanno garantito, al di là delle cadute quasi annuali dei governi, una capacità di prospettiva sul lungo periodo. Invece negli ultimi anni, con la nascita della Seconda Repubblica, i problemi sono aumentati. Oggi ha ragione anche Castelli, non ci possiamo più permettere lungaggini inutili. Questo discorso che insomma ci appassiona tutti quanti noi addetti ai lavori, e che forse è essenziale poi per la costruzione dello Stato in sé, verrà spazzato via subito dopo le vacanze, se si riesce a portare a termine la riforma o no, dai dati economici. Castelli li ha citati, nel senso, noi abbiamo un aumento della disoccupazione negli ultimi anni, un aumento del rapporto tra PIL e debito pubblico, una diminuzione del PIL, un aumento della povertà, tutti i dati che poi dovranno essere affrontati subito, velocemente, con provvedimenti veloci. E se non si riesce, si arriverà a elezioni, non c'è nulla da fare, perché
deve essere garantita una stabilità al di là dei risicati numeri del Parlamento oggi, che prevedono una coalizione di larga intesa in cui ci sono tutte le contraddizioni, perché Castelli lo diceva già prima, ma è ovvio che il centrodestra in parte all'opposizione, in parte ha fatto un patto col PD di Renzi, che tra l'altro non era, diciamo, il candidato premier eletto, e dall'altra parte c'è NCD che sostiene il governo fino a un certo punto. Quindi, ma credo che a settembre la svolta sarà quella, al di là di questo discorso anche abbastanza incomprensibile, perché noi continuiamo a farlo, ma è complesso. Penso che la gente dopo l'8 agosto si stuferà di questa discussione. Volevo chiedere a Fabio Martini, qual è il piano B di Renzi? Diciamo che è fortunato di solito il leader politico che ha un'opzione principale e una subordinata. Da questo punto di vista Renzi può piacere o meno, ma su questa vicenda ha due opzioni, nel senso che può andare ad un accordo nelle prossime ore, negli incontri che ci saranno sulle questioni più controverse, aprendo anche il forno, ripeto, della riforma elettorale, ovvero andare ad oltranza, perché lui, con la sicumera che gli conosciamo ormai tutti, però è convinto che involontariamente i senatori che fanno ostruzionismo non fanno che lavorare per lui, nel senso che ritiene che l'opinione pubblica consideri alla fine la questione nei suoi termini essenziali. E quindi alla fine, quando l'iter si sarà concluso, magari a Ferragosto, quindi con una drammatizzazione nella quale il Presidente del Consiglio sosterrà che appunto i senatori come Loredana De Petris sono lì a difendere i privilegi di se stessi e della casta, mentre lui è il Cavaliere Bianco che abbatte il Senato. Che gli paghiamo i contributi noi, però. Diciamo. E comunque nella sua testa il messaggio che passerà è questo: lui ha abbattuto il Senato, l'inutile doppione del Senato, e invece ci sono, diciamo, questi senatori che fanno ostruzionismo che difendono i propri privilegi. E ovviamente man mano che ci si avvicinerà alla data dell'8, laddove l'opposizione dovesse restare così forte, aumenteranno anche indiscrezioni sugli stipendi dei funzionari del Senato. Ci sarà un'escalation di questo. La campagna è già in atto da molto tempo, dal tempo degli 80 euro. No, vabbè, ma non è che, voglio dire, no, però intendiamoci, la trasparenza che riguarda i carichi pubblici. Che ci sia forse necessità, appunto, che tutti quanti si diano una regolata, forse no. Senz'altro. È benvenuta. Prego, Martì. No, e quindi sostanzialmente no, la domanda era molto giusta, perché appunto i politici che hanno una sola opzione di solito rischiano di più. Da questo punto di vista Renzi ha almeno un piano B, che è quello di andare ad oltranza, arrivare a Ferragosto e ovviamente, se non ci saranno incidenti. E ecco, da questo punto di vista possiamo introdurre l'argomento delle votazioni che inizieranno domani. Domani c'è un passaggio molto rischioso per la maggioranza, quello che riguarda il voto segreto sulla riduzione dei deputati. Cioè i senatori potrebbero decidere a voto segreto, e questo è assai singolare che su questioni così importanti come il cambio della Costituzione le opposizioni scelgano il sotterfugio del voto segreto, ma comunque potrebbero votare la riduzione dei deputati da 630 a 500. E qui si creerebbe un cortocircuito, un paradosso, perché il governo e la maggioranza apparirebbero come i difensori della casta. Quindi, sarà molto interessante capire come il governo affronterà. A che ora è questo voto, De Petris, domani, questo voto segreto? Beh, non è che è stabilita l'ora. No, vabbè, diciamo, il pomeriggio, la mattina. Dipende da Zanda, perché può essere Zanda si ributta per terra, diciamo, per evitare di andarci. Tutto quindi dipende da Zanda. È... Se Zanda fa ostruzionismo, si ritarda. Se no, diciamo, è abbastanza presto. Beh, però è peculiare che Zanda faccia ostruzionismo su una cosa su cui non dovrebbe, cioè su una cosa che dovrebbe andare. Beh, la giovedì c'è riuscito, tutta la giornata non abbiamo fatto nulla.
perché lui si è alzato e ha chiesto i capigruppo appena mancavano due votazioni. Perché doveva essere votato questo doveva emendamento? Doveva essere votato giovedì. Ah, ecco. Ho capito. E quindi no, se è possibile concludere... Sì, volevo fare no, no, perché effettivamente quello potrebbe essere... No, lo so. Diretta. E allora potrebbe esserci una sorpresa, ma poi saremo smentiti dai fatti. Il ministro potrebbe rimettersi all'aula su una questione che comunque il governo non ritiene dirimente, perché lui ha sempre detto che le questioni importanti sono la non elettività, la non indennità, eccetera, eccetera. E però questo voto è ad altissimo rischio, perché effettivamente i senatori potrebbero avere la legittima tentazione di ridurre i deputati. E allora vedremo come si comporterà. Secondo me il governo potrebbe decidere di rimettersi all'aula. E questo cosa vuol dire per i non addetti ai lavori? No, significa che a quel punto liberi. Se andasse sotto, se fosse sconfitto, appunto il governo non subirebbe una sconfitta plateale. Caselli, no, io volevo andare con lei a questa lettera di Berlusconi e a questo processo di riorganizzazione, di rifondazione del centrodestra. Abbiamo sentito Alfano, insomma, sabato molto freddo, forse anche perché appunto c'è in ballo la legge elettorale, ma non solo, perché insomma c'è in ballo anche una storia recente, insomma, comunque ha sbloccato la situazione, voglio dire, ha preso in mano come è nel suo costume l'iniziativa Berlusconi. Si è fatto concavo convesso. Più che altro ha messo anche gli altri nella condizione di dover dire qualcosa che non era di secondaria importanza, visto che noi non neghiamo che il centrodestra, insomma, è sotto gli occhi di tutti, è uno stato veramente molto complesso e difficile, tant'è vero, in questo momento la sensazione è che il padrone del vapore della politica italiana sia Renzi e che tutti noi si sia in qualche modo alla ricerca di come collocarsi rispetto però a un'agenda che è diversa. Da questo punto di vista io credo che da un lato anche l'NCD debba valutare attentamente quanto anche in forza delle sue forze politiche o comunque un consenso che non è straripante si debba ora rapportare rispetto a questa lettera, che è però un punto di partenza. Nella lettera c'è scritto che di organigrammi e leadership si parlerà dopo, non è poco considerato, come dire, la caratura e anche l'imprinting proprio della politica berlusconiana. Noi aspettiamo cosa? Una situazione che non tarderà a prodursi, a mio modo di vedere, dal punto di vista proprio della carta dei valori, ma anche delle cose da fare, perché poi il centrodestra deve cercare unità sulle cose da fare e da dire più che sugli organigrammi, certo, da questo punto di vista. Allora, la sensazione è questa, dottoressa, che oggi Renzi, è stato detto, è sotto gli occhi di tutti, ha puntato tutto mediaticamente su questa battaglia del Senato, che equivale alla stessa battaglia degli 80 euro. Lui in questo è un fenomeno, ovvero sa enfatizzare le situazioni e aprire il derby d'Italia. Milan-Inter, destro quell'altro, cioè destro, volevo destro dire, della Roma. Ascolano della Roma, dire, che è in alternativa del mercato, dico che Ascolano perché come è noto sono sindaco di Ascoli e quindi in questo momento tutto si sviluppa verso questa battaglia fra Montecchi e Capoleti, fra Guelfi e Ghibellini. Ma Renzi sa anche che la rapidità che impone a sé e a tutti gli altri deriva dal fatto che a settembre lui si troverà fra Scilla e Cariddi, perché fra nota giusto di... Giusto per fare un altro derby. Un altro derby, e perché il derby sarà è difficile anche... quello di derby. Mio opinione, molto difficile, perché fame... fra nota di aggiornamento del DEF e legge di stabilità da presentare il 16 ottobre e quattro decreti o cinque che languono in attesa che il Parlamento, lo stesso Parlamento che ora ha drammatizzato il contro, vedrà approvare... Fa decadere il... Sì, perché loro hanno messo in coda dopo le riforme il decreto sulla pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione, decreto cultura, job act, decreto cultura, decreto turismo e cultura che è in scadenza. Insomma, decreto competitività dopo lo psicodramma di quei pochi voti con i ministri lì a votare. Insomma, lui sa anche che la rapidità non è solo nel suo modo di voler impostare le cose da guascone, da ipervelocista, ma anche perché ormai si arriva al red. E guardate, se è vero quello che scrive ieri Polito, o meglio, se è intuibile anche un certo cambiamento di opinione della grande stampa e dei grandi poteri su Renzi, attenzione perché... E 3 anni fa di questi tempi arrivava la famosa lettera a Berlusconi. Se uno va a vedere quali erano i fondamentali delle... Ricordiamo la lettera della BCE del 2011. Che dette la stura, con buona pace di Sancho Pardi, a un ribaltamento politico non per via democratica e costituzionale, ma per via finanziaria. Tutti i fondamentali dell'economia italiana erano di gran lunga migliori di quelli attuali. Pressione fiscale, 42 2011, 44 oggi. Rapporto debito-PIL.
120 all'ora, 135 oggi. Poveri, per usare un termine che la De Petris non può non conoscere, non considerare prioritario, erano 8 milioni e 100 e ora sono 10 milioni. Ecco, tutto questo e mi lui fa continua dire a ripetere lo slogan di Berlusconi, no, che gli italiani sono ricchi in famiglia. No, non lo dice, diciamo lo dice, che non ne parla. Che ha una ricchezza patrimoniale 4 volte. Esatto. Fatto sta che quelli saranno i problemi veri, quindi non sembra strano o eterodosso da parte di Forza Italia e del centrodestra dire ci stiamo sulle cose serie, superare il bicameralismo, ma attenzione, allegro, i problemi sono quindi altri, perché è su quello che noi misureremo un Renzi che non fa quello che promette. Il vero punto è questo, ovvero che sono a scadenza come gli yogurt tanti dei suoi impegni, che sono quelli poi che saranno determinanti per i cittadini, anche quelli che ci ascoltano oggi, ma anche il rapporto con l'Europa. Questo io credo che sia il vero punto di snodo della legislatura. Io ho sempre pensato che le riforme fossero anche impostate in questo modo un diversivo. Comunque una cosa su cui questa lui punta è professor Pardi, è questa questione dell'economia secondo lei appunto oscurerà il percorso delle riforme, ma anche fa sì che vengano velocizzate forse? No, non oscura, io diciamo mi trovo in parte d'accordo col sindaco di Ascoli, perché la questione dell'economia mette obiettivamente in sottordine la questione della riforma costituzionale, perché lì veramente siamo sull'orlo di una grande crisi, il territorio italiano è sull'orlo di una grande crisi. Cioè, come tutta l'Europa abbiamo visto. No, ma siamo abituati al fatto che oramai le città vanno sott'acqua, è una cosa che chissà perché non si dimentica. Per dire, io se fossi il primo ministro, la prima cosa di cui mi occuperei non sarebbe la riforma del Senato, ma l'ordine idraulico. Il banalissimo, semplice, eterno ordine idraulico, che lo sapevano mantenere meglio nell'Ottocento i granduchi di Toscana rispetto a quello che stanno facendo i governi. Anche i Borboni. Però c'è un fatto. Questo rende ancora di più inverosimile che le energie del Parlamento vengano bloccate su una riforma che è scritta malissimo e che produrrà, proprio perché è scritta male, una quantità di sconquassi e che poi modifica in modo sostanziale il potere della Camera. Perché questa è la cosa assurda di questa storia, è che l'abolizione del Senato in realtà è una riforma della Camera. Nel senso che dà alla Camera un potere sterminato che prima non aveva o che aveva soltanto in modo indiretto, e quindi c'è questa cosa curiosa, ci si dovrebbe occupare del lavoro dei giovani, della gestione del territorio, dei beni culturali che vanno a pezzi, eccetera, e invece il primo ministro vede solo il successo sulla questione del Senato. Io lo trovo anche sotto il profilo psicologico un po' preoccupante questo fatto, cioè vedere un individuo mosso dal mito del successo sulla base dei censimenti d'opinione e sulla base di quello che lui può ottenere giorno per giorno, settimana per settimana, è preoccupante, perché il politico che guida le cose dovrebbe avere lo sguardo lunghissimo, mettere nel conto che per arrivare a una meta si deve passare attraverso il colloquio col Parlamento. Qui invece qui c'è un atteggiamento proprio di natura censoria nei confronti della libertà parlamentare. Io penso che c'è da essere veramente preoccupati. Volevo chiedere a Fabio Martini, il 30 agosto tornerete a Bruxelles, cioè tornerà Renzi e tornerai forse tu anche come giornalista al seguito, perché c'è di nuovo la questione delle nomine e lì forse Renzi vorrà andarci con questa prima lettura del Senato proprio per dimostrare in Europa che in Italia le riforme si stanno facendo. Potrebbe essere una lettura questa? Ma certo, se gli riesce, come dire, la prima lettura, tanto meglio. Naturalmente immaginare non c'entra nulla. No, ma è giusta la domanda, è giusta. No, la De Petris mi dice che non c'entrano nulla, quindi sulla Mogherini non c'entrano, scusate. No, ma no, sulla Mogherini no. Sulle vicende delle nomine sono altri meccanismi. No, ma sicuramente soggettivamente il Presidente del Consiglio si ritiene, riterrebbe più forte a presentarsi in quel consesso con questo incasso, anche perché occorre dirlo adesso, al di là delle letture del professor Pardi, che
ignora completamente, diciamo, quanti provvedimenti siano stati messi in movimento, non tutti, diciamo, ancora a compimento da questo governo. Però occorre dire che l'inizio del semestre italiano a guida Renzi è stato segnato da un flop clamoroso che non è stato forse sufficientemente sottolineato dalla informazione italiana, nel senso che lui si è presentato con grande forza in virtù del successo elettorale e quindi è riuscito ad imporre alla Merkel e a Hollande, che era d'accordo, un'agenda importante, innovativa sulla crescita. E quello è stato un successo veramente importante. Dopodiché però ha riproposto lo stesso schema che aveva imposto in Italia al partito, alla segreteria del partito e poi ai ministri, proponendo personalità non particolarmente competenti, e in un consesso europeo questo ha rappresentato un insuccesso, nel senso che l'ultimo Consiglio europeo era chiamato a indicare l'alto rappresentante per la politica estera e non si è arrivati a una conclusione perché è stato offerto il destro ad alcuni paesi di sostenere che il candidato italiano non avesse le carte in regola. Come esordio, ecco, non è stato... Beh, lui tornerà con questo nome però, a quanto dice nelle interviste di questi giorni. Lui tornerà con questo nome e se si... come dire... se si, come dire, impunterà e si troveranno le compensazioni per i paesi dell'est, i paesi baltici, che in realtà questo vogliono, non è che hanno un'opposizione come dire, pregiudiziale nei confronti della Mogherini, però si è offerta l'opportunità e l'argomento di dire l'Italia si presenta con un candidato debole. Obiettivamente il ministro Mogherini, prima di diventare ministro degli esteri, non aveva svolto nessuna attività né parlamentare né di governo che riguardava, diciamo, la sfera estera. Era stata, diciamo, aveva un incarico di partito, ma francamente per diventare ministro degli esteri e poi addirittura alto rappresentante forse occorreva un curriculum più ricco. L'obiezione è che Lady Ashton non è che fosse così competente. Ecco, appunto, quindi si seguono, diciamo, gli esempi peggiori. Diciamo. Volevo però chiedere proprio... Questo però è il segno della debolezza, perché mentre la Gran Bretagna riuscì a imporla, diciamo, pur non avendo noi, insomma, che comunque il semestre alla fine a casa, e il fatto che si torni il 30 agosto, sono passati 2 mesi già del semestre italiano, sta svaporando. Cioè il semestre rischia, diciamo, alla fine di non produrre quello che invece tutti quanti, io lo dico con chiarezza, avremmo sperato che potesse comunque, diciamo, speriamo ancora, sì, produrre, che è un cambio sulle politiche di rigore. Però quello lui si è obiettivamente battuto molto e ha ottenuto dei risultati. No, come no? Non avrà giovato la battuta sul punto di mille, che non conta. Non so cosa ha detto Juncker quando ha sentito Renzi. Quello della flessibilità è Friedman, che c'è dentro i trattati. Un punto di pille non significa nulla. Allora, dopo la pubblicità ci ritroviamo qui con Omnibus. Perché conta di più la riforma del Senato. Quello è stato un punto di più, non conta di più. Volevo andare a Milano da Crespi per chiederle, allora, abbiamo visto Berlusconi ha tentato di gettare un sasso nello stagno del centrodestra un po' impaludato, come per usare un termine che non è eufemistico. Questo sasso però gli è ritornato un po' indietro. Ecco, questo Berlusconi anche che tratta con Renzi e sostanzialmente che in qualche modo tratta in maniera anche paritaria con Renzi, perché alla fine se anche Forza Italia si sfila, Renzi rimane col cerino in mano. Quindi sta riconquistando un ruolo Berlusconi? O non l'aveva mai perso, come dice qualcuno? Credo che la soluzione di 2 settimane fa ha contribuito a rasserenare il clima e a fare, non dico riconquistare un ruolo politico Berlusconi, perché questo l'ha sempre avuto. Forza Italia è il partito più grande di maggioranza della minoranza, per cui non può che essere così, ed è anche giusto che Renzi, per una riforma così importante, abbia come interlocutore il capo del partito d'opposizione maggiore.
Quello che mi sorprende è il rifiuto, comunque l'interlocuzione di Alfano, perché Alfano in questo momento, NCD, rappresenta poco di diverso dal punto di vista dei valori e delle questioni fondamentali rispetto a Forza Italia, per cui mentre, questa è un'analisi che ho già fatto anche altrove, mentre il dialogo con due partiti radicati come valori e come cultura in modi assolutamente diversi, come sono la Lega e Fratelli d'Italia, può esistere, devo dire che con NCD è più difficile, non tanto di Berlusconi nei confronti di Alfano, ma quanto di Alfano nei confronti di Berlusconi, perché se si dovesse ritornare alle elezioni in qualche modo, Alfano dovrebbe attuare delle politiche per distinguere il proprio partito da Forza Italia, ma visto che dal punto di vista valoriale in questo anno di governo o di sottogoverno di Alfano con Renzi non ci sono state grosse novità, credo che sia in una posizione molto critica Alfano più che Berlusconi. Berlusconi continua sulla propria strada, continua con i valori che ha espresso in questi anni e che sono propri del suo partito, quindi la difficoltà sarà dall'altra parte. Adesso non so se Forza Italia partirà proprio da Ascoli Piceno, e lo auguro a Castelli, ma è chiaro che non partirà certo dalla NCD. Quindi il nuovo Renzi abbiamo qui? No, per carità di Dio, dico no, che... No, per... no, perché si schermisce, no, no, per carità, forse no, è un abuso, no, Renzi governa. Sono, essendo facendo il sindaco, sono sempre con i piedi per terra. Vabbè, pure Renzi faccia il no, sindaco. No, ma io non credo che esista un anti-Renzi, sarebbe anche sbagliato cercarlo. Bisogna beh, però Berlusconi sta cercando quello. Sì, esatto, sappiamo. Una classe dirigente, fra l'altro, una delle reazioni, secondo me, anche più intelligenti rispetto alla lettera, l'ha avuto l'UDC, che ha detto, poniamo la questione del cambio generazionale, ma non per un amore di giovanilismo. Un rappresentante dell'UDC che commentava, no, perché mediamente lettera. Insomma i rappresentanti dell'UDC hanno un'età abbastanza esatto, elevata, esatto, per questo volevo chiusare no, singolarmente Beato Monopoli Terra Secorum, mi pare che abbiamo stelle. Posso aggiungere una cosa? Prego. Volevo aggiungere questo, che effettivamente all'interno di questa piccola coalizione tra NCD e UDC, l'UDC rappresenta qualcosa dal punto di vista almeno dei valori legati alla vecchia democrazia ben preciso, quindi se l'UDC rappresenta qualcosa di più confessionale rispetto a Forza Italia, che dovrebbe essere più liberale, libertaria, non so, radicale, è ovvio che l'NCD non può nemmeno essere equiparato all'UDC come partito confessionale, quindi la difficoltà dell'NCD è proprio di stabilire quali sono i valori fondanti di questa breve, dal punto di vista temporale, determinazione rispetto al partito più grande. Difficoltà che sarà aumentata sulle unioni civili. Sulle unioni civili, certo. Quello che accadrà, perché Renzi ha bisogno di dire qualcosa di sinistra. È già in corso la discussione, l'NCD sta su altre posizioni. Esatto. Rispetto alla maggioranza. Maurizio Sacconi è una persona di grande valore, fra l'altro di grande prestigio, è una persona che sui cosiddetti principi non negoziabili ha le idee molto chiare. Ce lo ricordiamo anche negli altri casi. Quindi quello sarà un momento in cui, come dire, l'Ubicon System, l'identità dell'NCD dovrà trovare una collocazione, quindi domenica alla fine Alfano ha mandato la palla in tribuna parlando delle preferenze, cioè ha fatto una proposta che per il momento non è accettabile, però si potrebbe pensare anche strumentalmente non accettabile, non ha chiuso, ha semplicemente trovato un punto di mediazione fra la Di Girolamo e la Lorenzin, che hanno litigato lo stesso, però poi hanno però fatto alla pace, fine hanno potuto far pace su qualche tema concreto. Potrei riportare un sì. secondo sul Senato, certo. C'è una speranza, non bisogna essere solo pessimisti. Nel referendum del 2006, 8 anni fa, il popolo italiano a stragrande maggioranza ha annichilito la riforma costituzionale di Berlusconi. Bisogna essere fiduciosi, la maggioranza falsa parlamentare comanda su se stessa, ma non è detto che comandi sui cittadini. Nel momento in cui c'è il referendum su questa pessima riforma costituzionale, c'è pure la speranza che la sovranità popolare si eserciti in modo efficace. Togliendo dal numero delle cose che esistono e mettendola nel numero delle cose che non esistono, questa riforma costituzionale come il suo giusto destino. Questo l'ha detto anche il ministro Boschi, ci sarà male. Comunque il referendum. Beh, proprio ecco, per questo motivo. Questo però me lo deve si allena per i girotondi futuri, abbiamo visto. Comunque non lo può dire il ministro Boschi.
perché significa che sa che non ha i numeri, perché al referendum si va solo e unicamente se non si hanno i due terzi. Quando la Boschi dice, ministra delle riforme, bontà sua, che si va comunque al referendum, non è così, perché per andare comunque al referendum bisognerebbe fare un altro disegno di legge costituzionale. Quindi insomma, o lo sanno perché non avranno i numeri, oppure dicono bugie, che francamente è una cosa... Volevo finire con Fabio Martino, un flash, facciamo il borsino del voto anticipato, così, che percentuale dai oggi di una accelerazione verso le elezioni? Ma la gelata del PIL fa immaginare che nella prossima primavera andremo a votare. Quindi 99%? Perché 99%? No, rispetto al PIL. Allora aspettiamo il PIL. Aspettiamo. Va bene. L'accelerazione sulle riforme. Va bene, e io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi che ci avete seguito. Se volete, Omnibus torna domani mattina. Buona giornata. Quindi la